Benvenuti e bentrovati sul mio canale a casa di Paola. Oggi facciamo un video un po' particolare. Vi spiego perché. Allora, il soggetto killer è il mio taglierino, questo qua, vedete? Che praticamente lo vedete un po' rovinato perché io lo uso tantissimo, taglio qualsiasi cosa sopra e comunque è rimasto così alonato per via che comunque non so, la cipolla, tutte queste cose acidose che la plastica assorbe me lo fa rimanere in questo modo. Allora, io ho apprezzato moltissimo alcuni vostri commenti che mi avete fatto, me lo sono scritto anche i nomi perché altrimenti non me li ricordavo. Allora, Carmela Claps che mi dice, guarda, anch'io ce l'avevo così ingiallito e ho provato a metterci la candeggina pura sopra e poi l'ho passato in lavastoviglie. Io questo lavoro l'avevo già fatto di passare la conegrina pura sopra, però sinceramente in lavastoviglie no, perché al momento ho la lavastoviglie che non mi funziona. Invece un'altra ragazza carinissima, Lorena Saragon, che saluto e saluto tutte e due ovviamente, mi scrive che, anzi mi ha dato proprio una dritta, di provare a usare il bicarbonato, poi con il limone passarglielo sopra e in un secondo momento di nuovo con l'aceto bianco, poi risciacquare per bene e poi di nuovo applicare sopra il limone. E mi dice che il risultato è ottimale. E io questo adesso volevo provare a fare con voi. Invece, volevo praticamente rispondere a Rosalina Cardarelli, mi sembra che si chiami, che praticamente mi ha proprio scritto: pulisci quel tagliere perché fa veramente schifo. Ok. Va bene, e ci sta, farà anche schifo perché comunque si vede che è rovinato, però non fa schifo nel senso che io non lavo bene il mio tagliere, perché il tagliere io lo vado a lavare nell'acqua calda con lo sgrassatore che è questo qua e la conegrina, perché io quando lavo i piatti ci metto sempre la conegrina, quindi il mio tagliere è sgrassatissimo. Non è che può fare schifo appoggiarci i cibi e quant'altro. Che sia brutto da vedersi, ok, però che faccia veramente schifo, come dire, come osi appoggiare i cibi sopra che poi mangi su quel tagliere. Cioè, a volte ci sono veramente modi e modi di dire le cose. Però comunque, ok, ci sta. Adesso con voi voglio provare appunto a fare questo esperimento. Io vi faccio vedere adesso che laverò il mio tagliere con il bicarbonato, il limone, però il limone, ahimè, io non ho il limone in casa, quello lì, proprio il limone, ho il succo del limone, spero che possa andare bene lo stesso, però mi raccomando Lorena, se mi dici che per questo non è venuto l'esperimento, lo rifarò sicuramente. Però volevo fare con voi in diretta appunto questa cosa. E quindi andiamo a mettere la telecamera più vicina così potete vedere anche voi con me i passaggi. Ecco quindi che vado a inumidire con la spugna il mio tagliere. E poi penso che possa andare bene. Un succo di limone. Vedete che fa reazione effettivamente. Speriamo che adesso quella parte della spugna asciutta, diciamo, quella lì dove raspa di più, proverò. E dice di sfregare sopra proprio il limone. Adesso io ci passo sopra con le mani, non avendo il limone. Fa questa, vedete, reazione chimica.
Però sinceramente ragazzi io dubito perché è un po' vecchiotto questo tagliere che verrà proprio bene. Proviamo, dai. Allora, vado a sfregare sopra. Ora vado a sciacquarlo. Vado anche a pulire dove ho sporcato qui sopra. Allora, ho sciacquato il mio tagliere, adesso lo sto andando ad asciugare. Dopodiché mi dice nuovamente mettici il bicarbonato e poi l'aceto bianco e fallo con quello. E poi andrei di nuovo a risciacquare. Bicarbonato di nuovo. Un pochino vedo che si è schiarito, un pochino, eh. Vedete? Ho messo tutto il bicarbonato bene sopra. E adesso vado a mettere l'aceto. La reazione chimica è micidiale. Guardate. Ve lo faccio vedere da qui, se no. Ecco qua, vedete? E adesso andiamo di nuovo a sfregarlo per bene. Comunque c'era già l'intenzione di cambiarlo, solo che ogni volta che vado al supermercato, ve l'avrò già detto in un altro video, mi scordo di prenderlo. Un pochino ragazzi penso che si fa, però non è che venga proprio diciamo nuovo, perché i segni, i tagli che sono fatti nella plastica mi sa che ormai hanno preso il sopravvento. Allora adesso lo vado a sciacquare. Leggermente, leggermente è venuto, però guardate, cioè questa chiorga qua ormai è piena di segni, di tagli. Vedete, qui è rovinato anche per i vari segni dei coltelli, i tagli dei coltelli. E quindi mi sa che è proprio da prendere e buttare tutto il tagliere. Ditemi qualcosa ancora voi, ma io penso che ormai è arrivato alla frutta. Però quello che volevo dire è che il mio tagliere, anche se è rovinato in questo modo, però è pulito. Eccolo.
Allora, adesso vi faccio vedere comunque che ho un altro tagliere in legno che uso poco perché è molto grande ed è molto pesante. Questo qui mi è molto più pratico e allora per questo uso sempre questo qua. Vi faccio vedere. Questo qui è il tagliere di legno che io praticamente ho da quando mi sono sposata. Come vedete anche lui, poverino, ha dei graffi, dei coltelli, insomma, è un pochino rovinato. Però è un peso, insomma, abbastanza consistente, non è malleabile come questi qua di plastica che si usano per tagliare le piccole cose e via. Ed ecco qua. Questo è tutto. E adesso vi saluto per bene. Allora ragazze, io col mio taglierino direi che vi posso salutare, un pochino si è schiarito, però rovinato, penso che rimarrà rovinato per sempre ormai. E saluto carinamente Lorena e Carmela che nei loro commenti mi hanno spiegato come dovevo fare, effettivamente un po' è venuto, magari se lo passassi anche in lavastoviglie verrebbe ancora meglio, però attualmente non ho la lavastoviglie. Appunto che mi funziona. E invece a Rosanna Cardarelli io gli do comunque i miei saluti, però ripeto, a volte ci sono modi e modi di dire le cose. Vi saluto a tutti, un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E siccome oggi siamo in vena di esperimenti, volevo provare a fare questo infuso di aglio perché ho letto che praticamente va molto bene poi spruzzarlo sopra alle piante che sono affette da questi fastidiosi pidocchi che comunque fanno morire la pianta. E allora vado a fare appunto il mio infuso con il mio aglio. Questo qui è l'aglio che mi porta mia zia dal suo orticello, e ne metterò due spicchi con la buccia e due senza buccia, e vediamo un pochino se riusciamo a risolvere il problema appunto dei pidocchi delle piante. Ed ecco appunto che ho messo il mio aglio nell'acqua, adesso lo faremo bollire per bene. Poi lo faremo raffreddare e domani mattina andiamo a metterlo nelle nostre piante.